Immaginate di trovarvi, in una giornata assolata, a girovagare per il Piemonte. Il telefono si è scaricato, quindi niente navigatore. E la carta stradale, nel tentativo di srotolare le mille pieghe con cui l'avete richiusa perché entrasse nel vano portaoggetti, è finita in una pozzanghera in un sentiero di campagna su cui, ve lo avevano detto tutti in macchina, non dovevate girare. Ma ad un certo punto, superando una piccola salita, vi trovate davanti a un paesaggio di incomparabile bellezza. Verdi colli su cui si abbarbicano antichi castelli e vecchi borghi in pietra nascondono la flebile luce di un sole basso, appena sufficiente a illuminare tutti quei tralicci di vite che, come lunghe chiome di capelli, discendono dolcemente dalle colline. In quel momento non avrete più dubbi sul luogo in cui vi trovate. Quel paesaggio non può che appartenere al Monferrato. Non basta sicuramente un giro per le cantine, né tantomeno qualche degustazione di moscato o di dolcetto per esaurire il vastissimo patrimonio culturale che intride il territorio del Monferrato. Il Monferrato, infatti, è una regione storico-geografica del Piemonte che si estende su una superficie di ben 2500 km quadrati. Proprio per questo motivo oggi vogliamo consigliarvi 4 borghi del Monferrato che valgono veramente la pena di essere visitati. L'imperatore Carlo Magno si fermò a Gamondio e vi fece costruire molte bellissime chiese e altre ne restaurò. Anticamente denominato Gamondio, Castellazzo Bormida si trova in provincia di Alessandria, nella pianura delimitata dal torrente Orba e dal fiume Bormida. Passeggiando lungo le vie di questo meraviglioso borgo, è impossibile non rimanere stupefatti dalla magnificenza delle numerose architetture religiose presenti. Castellazzo, infatti, era noto in passato come il paese delle 40 chiese. Una recente ricerca ne ha catalogate addirittura 60. Un numero sorprendente se si considera che Castellazzo Bormida non ha mai superato i 10.000 abitanti. Ancora oggi una dozzina di chiese costellano il paese e la più bella, a nostro avviso, è la chiesa di San Martino. La chiesa di San Martino è la più antica di Castellazzo, fondata sicuramente prima del 1000. Ricostruita nel XIV secolo, ampliata nei primi del 500 e infine restaurata nel 1929, a seguito di un incendio nel 1895, la chiesa di San Martino riporta nell'architettura la sua millenaria storia. Il campanile a destra dell'abside, costruito in stile romanico a monofore, si differenzia sostanzialmente dal secondo campanile, più alto e adorno di terracotte, costruito in stile romano-gotico. Siamo a Castellazzo Bormida, anche questo è un paesino molto carino, abbiamo trovato la gelateria, cioè Matteo ha trovato la gelateria che gli piaceva tanto da assaggiare. Com'è? Sei soddisfatto quindi? È molto buona, caramello salato, è il quinto che è proprio il gusto della gelateria. Ma lo sai che dietro di te vedo un banchetto che vende la farinata? Davvero? È quello lì. No. Ah, finiamo questo e andiamo a prendere la farinata. Ma sì, dai. Come dolce. Il secondo borgo che vi consigliamo di visitare si trova abbarbicato su uno sperone roccioso alla sinistra del fiume Orbia, nell'Alto Monferrato, in provincia di Alessandria. Il borgo, citato per la prima volta in documenti risalenti al X secolo, come territorio facente parte della Marca Aleramica, prende il nome di Rocca Grimalda.
Per la sua conformazione di fortezza naturale, Rocca Grimalda fu da sempre un presidio militare, atto al controllo e alla difesa della Valle dell'Orba. Soprattutto qualora si consideri che fino al XVIII secolo le colline intorno a Rocca Grimalda rimasero per lo più coperte da fitte foreste, luoghi di lezione per briganti e malfattori. Di notevole pregio, testimone di un'antica funzione di presidio militare, è il castello Malaspina Grimaldi. Edificato nel XIII secolo, il castello è già abitazione signorile nel XVIII secolo, conoscendo lavori di ampliamento già in periodi precedenti, con ali rinascimentali e barocche, e un meraviglioso giardino panoramico a picco sulla valle sottostante. Siamo a Rocca Grimalda e qui continuiamo il nostro tour, piccolo tour, dei borghi dell'Alto Monferrato. Oggi il castello di Rocca Grimalda è stato trasformato in un meraviglioso hotel in cui è possibile soggiornare. Cosa aspettate allora? Se l'idea di soggiornare, e perché no, di mangiare qualcosa in uno splendido castello medievale vi ha suscitato interesse, allora non potete perdervi lo splendido borgo di Trisobbio, in provincia di Alessandria. Edificato circa 1000 anni fa, rafforzato nel XV secolo e infine recuperato nel 1913 dopo un periodo di abbandono e di degrado sul finire dell'Ottocento. Nel 1989 il castello e il parco annesso diventano proprietà del comune, che si adopera a ristrutturarne gli ambienti interni. Trisobbio, consigliato dai nostri vicini, perché qui c'era un castello bellissimo, anche se trasformato in un ristorante, è comunque possibile vedere il parco attorno a questo castello. E stiamo cercando la gelateria, che comunque è improvvisata e non riusciamo a cercarla perché non è riportata. E vi sta pagando tantissimo, troppo, però è bello anche passeggiare così. Oggi il castello è sede di un suggestivo ristorante, riservato ad eventi, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, con 5 camere da letto, di cui 3 matrimoniali e 2 triple, ed il parco aperto al pubblico. Allora, l'ultimo borgo che vi consigliamo di visitare oggi è Sezzadio, in provincia di Alessandria. Vai! In assenza di fonti e data la scarsità di ritrovamenti archeologici, è davvero difficile datare la nascita del borgo. Probabilmente il borgo di Sezzadio, che prima del 1916 veniva chiamato Sezzè, sia stato edificato intorno al primo secolo avanti Cristo, come stazione di posta sulla via Emilia Scauri. Ma
Ma le sorprese di Sezzadio non finiscono qui. Secondo la tradizione, infatti, fu proprio a Sezzadio che nel 904 nacque Aleramo del Monferrato, primo sovrano della Marca Aleramica e fondatore della dinastia degli Aleramici. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo venerdì prossimo. Magnificenza dalle... E qui continuiamo il nostro tour dei borghi. Ogni volta... Okay. Aspetta, fermati. Perché ce l'hanno consigliato i nostri vicini. Ma lo sai che stai chiudendo col dito? Ah, è vero, alza la voce. L'ultimo borgo che vi consigliamo di visitare oggi. Amore, lo devi rifare. Però perfetto. Perché? Perché ridivo. Favore. Perché non te ne sei accorto? Sezzadio, in provincia di Alessandria. Seguite Cantastorie in viaggio.